Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, abbiamo anche oggi ascoltato queste stupende letture. Io devo fare una confessione: ogni volta che riascolto tutte queste pagine, le conosco a memoria, non voglio, cioè, potresti chiudere il Vangelo, controllare, ecco, riga per riga, però ogni volta che si riascoltano è uno spettacolo unico, perché la parola di Dio c'ha questa cosa straordinaria, che tu te la puoi anche imparare a memoria, ma se poi, a parte la proclamazione liturgica durante la Santa Messa, ogni volta che lo riascolti, cresce con te. Più cresci tu e più noti delle cose, dei particolari. Ecco, per esempio, il Vangelo di oggi, che ho letto e commentato innumerevoli volte, l'immagine che mi si è formata davanti è bellissima, no? Allora, qui c'è Gesù e tutti che convergono o portano a Gesù. Allora, c'è San Giovanni Battista, c'erano Andrea e l'altro discepolo era San Giovanni Evangelista, per umiltà non dice il suo nome. Dice: ecco l'agnello di Dio. Loro partono, vanno da Gesù, Gesù li incontra e gli parla. Rivolge personalmente la parola. Poi che succede? Andrea, fratello di Simon Pietro, va da Simone e lo conduce da Gesù. Dice: guarda un po' che ho incontrato, porta da Pietro da Gesù e Gesù gli parla: tu sei Simone, ti chiamerai Pietro. Stupendo. Cioè, in questo racconto si capisce che San Giovanni, che si ricorda talmente bene l'incontro con Gesù, che dice pure erano circa le 4 del pomeriggio, quindi se lo ricorda proprio bene quel giorno. Quindi che significa? Il primo contatto con Gesù è mediato, c'è qualcuno che ti deve portare da lui, non lo raggiungi senza chi te lo annuncia. Questo lo fanno sia San Giovanni Battista, cioè prego oggi prego, ma lo fate anche voi. Ci sono degli anni che incontreranno Gesù se gliene parlate voi a tempo, luogo e modo opportuno. E poi però il fine è che si instaura un rapporto personale con Gesù. Gesù chiama per nome, cambia addirittura il nome perché gli dà una missione nuova e comunque intreccia un rapporto personale con le singole anime. Perché nella Chiesa cattolica si è sempre insegnato che il rapporto con Gesù è da un lato mediato dalla Chiesa, dall'istituzione, dai sacramenti, dai predicatori, ma dall'altro è anche personale. Nella preghiera, noi tra poco faremo una adorazione eucaristica, quando c'è il silenzio, qui stiamo ognuno a cuore con Gesù. Non ci sono prediche, non ci sono mediti, non c'è niente. C'è lui e tu. Tu e lui. Ecco, è bello considerare queste cose. La prima lettura è totalmente spettacolare, dove San Giovanni dice una cosa molto semplice. Il mondo si divide in due categorie di persone. Chi commette il peccato? Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché ne imita le opere, perché il diavolo è il peccatore per antonomasia. E invece chi pratica la giustizia? Chi pratica la giustizia vuol dire chi osserva i comandamenti di Dio, chi fa la volontà di Dio. Dice: nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come Gesù è giusto. Chi commette il peccato viene dal diavolo. E Gesù è apparso per distruggere le opere del diavolo, cioè per distruggere i peccati. Poi dice un'altra cosa, che non è come oggi purtroppo molti lo intendono, qui ci riporta anche al fervore della Chiesa antica.
E dice, chiunque nato da Dio non commette peccato, perché un germe divino dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Ora, cosa insegna la Chiesa riguardo i peccati? Allora, voi sapete che c'è molta gente che la coscienza del peccato non ce l'ha, cioè pensa di non commettere peccati, ma no, perché non è cosciente, ma da un punto di vista oggettivo, se fosse ben formata, si accorgerebbe che a volte ne commette anche di gravi. Di questo è un'esperienza plurima, capite? Perché la coscienza chiaramente deve essersi formata. Qui San Giovanni non parla delle persone che pensano di non farli peccati, invece ne fanno tanti perché non lo sanno, capite? Ecco, per questo bisogna pregare, perché il Signore gli dia innanzitutto la luce per vederli, poi per confessarli e poi per pentirsene. Ma parla delle coscienze formate, cioè quando una persona veramente è convertita, vuole bene a Gesù, un peccato ad occhi aperti, di questi peccati, non lo fa. Cioè una persona che è veramente unita a Gesù, non bestemmia, ma mai. Non è possibile una cosa del genere qua. A messa la domenica, non manca una, se va soltanto la domenica. Se viene a sapere che una cosa offende Dio, se è veramente vicino a Dio, non lo fa più. Noi siamo stati tempo fa, poco tempo fa, a Pietrelcina, no? Perché Padre Pio rimandava indietro un sacco di penitenti? Perché, lui che era santo, peccato mortale con vita cristiana non è compatibile. Quindi se uno si presentava al suo confessionale con dei peccati grossi, gli diceva, torna tra un mese, non perché voleva punirlo, ma perché dice, tu devi pensare bene quello che vuoi fare. Perché, anche di questo ve lo assicuro, perché io ho un'esperienza molto molto profonda con le confessioni e anche impegnative, se una persona non vuole peccare, non pecca realmente. Sant'Agostino insegnava che grazie alla giustificazione di Gesù, una persona che vive in grazia di Dio, con il suo aiuto giustamente, i peccati mortali non li fa mai. Perché per fare un peccato ci devi mettere la volontà, quindi tu piena avvertenza, deliberato con senso in materia grave. Io ho conosciuto in vita mia bestemmiatori canditi, d'accordo? Proprio che ne dicevano quante nato a remo e dall'oggi al domani hanno smesso, ma proprio smesso, non è più manco uno. Quindi è vero che c'è l'abitudine, magari uno, però quando uno ha una forte conversione, i peccati li porta definitivamente, ecco perché c'è Cristo morto vicino al confessionale, li porta definitivamente a Gesù, li distrugge nel sacramento. Una volta che sono distrutti, Gesù è risorto dalla morte, ma i peccati sono seppelliti nel confessionale, non risorgono più, rinasce un'altra persona, capite? Questo è proprio il mistero della morte e risurrezione. Allora ecco perché San Giovanni dice, se una persona è nata da Dio, quindi si è convertita veramente, è rinata, con questo ha chiuso. Certo che si confesserà spesso, insegna la Chiesa, ma si confessa spesso per cosa? Per i peccati piccoli, per quelli semi deliberati, per quelli che dipendono dalla nostra miseria, dalla nostra debolezza, poi confessa tutte le imperfezioni che non si finisce mai. Io quando parlo in direzione spirituale con qualche anima che desidera un pochino crescere e gli faccio notare quest'altro che comincia a fare, però non voglio se vuoi diventare perfetto, figlio mio, cioè diventare perfetti significa, dici, ma tu pure il capello, se vuoi diventare perfetto pure il capello. Se vuoi imitare la vita di Gesù di Maria, pure il capello si può diventare santo. Quindi non è che chi non pecca più mortalmente ha finito, no, non ha finito, però diciamo che sta già messo bene, l'inferno non c'è mai chi non pecca mortalmente, quindi insomma è già un bel traguardo, insomma, no? Certo, se uno vuole diventare santo e perfetto, ma voglia ancora. E se anche io confesso che la persona ha avuto un comportamento, io mi sono infastidito interiormente, dico, e ho solo pensato, ma guarda questo. Cioè, questa è una mancanza della carità da confessare, se non vuole confessarla, quindi non si danno tante cose grosse. Io mi ricordo quando lessi, mi ricordo, non so se era con il cuore o con qualcosa, mi ricordo questo esempio, dice, stavo davanti alla fermata dell'autobus, c'è uno che mi è passato davanti, villanamente, stava a fare un gradino, mi passa davanti con un cafone e io ho pensato, ma guarda sto cafone, ho pensato solo, guarda questo del cafone, dice, subito sono andato al campanello, Gesù è venuto e dice, mancanza della carità, segna. Ho soltanto pensato che il cafone, ma quello ha fatto veramente il cafone. Se sei santo, dici, facciamo una Maria per questo povero infelice che ha fatto un gesto sgarbato perché il Signore glielo faccia comprendere perché si converte. Fai la stessa cosa, ma anziché dico guarda che cafone, fai una Maria per la sua conversione.
dice, tu non la devo fare niente, queste non sono indispensabili, però sicuramente chi è nato da Dio i rospi grossi non li fa più. E ripeto, non è che non li fa più perché li fa ma pensa di non farli, non li fa più perché non li fa proprio più, d'accordo? Cioè mette la pietra sopra, seppellita e morta, e è finito il discorso. Chiaramente appunto ci vuole anche una grande formazione di coscienza. Io vi invito, io farò qui a Sermoneta come dovunque il possibile per far salire il tasso di formazione delle coscienze, perché l'ignoranza è la madre di ogni peccato, purtroppo. Perché se uno non sa di qualcosa di male, non c'è niente da fare. L'importante è che si sia sempre aperti, flessibili e accoglienti, nella consapevolezza che siamo purtroppo tutti, io per primo, molto ignoranti, in senso proprio etimologico, cioè non sappiamo tante cose e dobbiamo sempre tenere le porte aperte alla luce del Signore, perché ci illumini e ci guidi verso forme di vita sempre più sante e sempre più perfette, con l'aiuto e l'intercessione della perfettissima, che è la sua santa ed immacolata madre, che vuole a sua volta che anche i suoi veri figli devoti, ecco, siano sinceramente in continua attenzione verso la perfezione. Siano lodati Gesù e Maria. Grazie.